Presidente Sebastiani, subito dopo l'amichevole con il Manopello, al di là dell'ampio scarto 17-0, si continuano a vedere delle buone indicazioni. Ma sì, queste amichevoli servono per quello, non servono sicuramente per i risultati, anche perché normalmente queste squadre di categoria inferiore non sono ancora neanche pronte, per cui a noi servono per mettere minuti nelle gambe e soprattutto al mister per vedere quelle cose che poi in settimana fanno, quindi va bene così, il risultato ci interessa poco. Oggi c'è stato un Consiglio federale molto molto importante, tra l'altro una cosa che a mio avviso riguarda da vicino il Pescara, perché Gravina ha detto che la prima in lista di ripescaggio è la Casertana, dovesse essere confermata Pescara nel girone B. Sì, ma se dovesse essere ripescata la Casertana è chiaro che il Pescara, perlomeno per le squadre che ci sono oggi, Non il Monte Rosi. ma il Monterosi è più basso di noi, a prescindere da dove giochi. Anche l'anno scorso le prime partite le giocava addirittura a Pontedera, se non vado errato, ma non c'entra nulla. Cioè, la divisione dei gironi viene fatta a livello di latitudine e il Pescara è più sopra. Quindi diciamo il Pescara farà il girone B. Dipende, aspettiamo senza problemi, quindi un girone vale l'altro, ma è chiaro che se ci spetta il girone B faremo il girone B. Calciomercato, Presidente, le ultimissime? Ma le ultimissime non ci sono tante novità, anzi l'unica novità è che è arrivato De Marco, dobbiamo ancora definire alcuni dettagli sul trasferimento, però al nulla osta si può allenare e poi Dell'Icari è vigile sul mercato, però non abbiamo fretta perché la squadra è abbastanza completa, abbastanza avanti come organico, quindi dobbiamo fare il laterale destro basso. Qual è la situazione? I nomi che avete detto, stiamo aspettando adesso di definire l'uno o l'altro. O Pierozzi o Floriani. Sì, magari potrebbe essere pure qualcun altro perché ieri parlavamo con Dell'Icari, può darsi anche che esca fuori qualche altra cosa. E poi se esce qualcuno reintegriamo, altrimenti va bene così. Chiedo un'ultima cosa, Presidente, questo grande colpo che ha annunciato in conferenza, sviluppi? No, ci stiamo lavorando, ci sto lavorando personalmente con la gente, quindi se va bene, se dovesse andare bene, porteremo qui un giocatore sicuramente di un bel talento. E diciamo che, come ho sempre detto, è un colpo alla rafia, sarebbe un colpo alla rafia. Se dovesse arrivare saremo contenti, diversamente purtroppo non li possiamo legare i giocatori.